Oggi ufficialmente possiamo dire che il bilancio stabilmente riequilibrato degli anni che vanno dal 2012 al 2016, ovviamente parliamo del Comune di Caltagirone, è stato approvato in maniera definitiva dalla specifica Commissione Finanze del Ministero dell'Interno. Una notizia giunta lo scorso 19 dicembre e dunque ufficializzata nel corso della conferenza stampa di fine anno tenuta dal sindaco Gino Aiuopolo con tutti i componenti della Giunta Municipale. Come dire, resoconto amministrativo, innanzitutto del primo cittadino, ma di tutti i componenti della giunta municipale stessa, che adesso cerchiamo di sintetizzare in alcuni aspetti assolutamente rilevanti dalle interviste che abbiamo realizzato. Mi rendo conto che è assolutamente complicato entrare nel merito della notizia delle notizie, che è appunto il bilancio stabilmente riequilibrato, relativamente a quel quinquennio sul quale lei ha lavorato praticamente per questi lunghi o brevi, se vogliamo, per certi aspetti, 18 mesi di attività amministrativa. Ma vorrei che adesso lei, in poche parole, riassumesse il risultato importantissimo raggiunto e che cosa significa in termini di rischio contabile il 2017 per quello che sarà il termine del suo consuntivo entro i prossimi 4 mesi. Sì, allora il risultato raggiunto è enormemente importante. Abbiamo ottenuto diciamo, l'approvazione da parte del Ministero degli Interni dei bilanci in riequilibrio 12-16 e questa è la condizione per uscire dal dissesto. Ovviamente l'equilibrio deve essere dimostrato e mantenuto per il prossimo triennio. Noi abbiamo una criticità in più rispetto ad un altro comune che esce da una fase di dissesto e quindi deve mantenere un equilibrio per il prossimo triennio sulla base delle spese e delle entrate realizzate. Il problema è che il bilancio del 2017 deve necessariamente recepire nel bilancio del 2017 i conti del dissesto. I conti del dissesto non sono stati chiusi bene dall'organismo di liquidazione, non perché non ha fatto bene il suo lavoro, ma perché l'eredità rimane un'eredità pesante. È un'eredità pesante perché abbiamo circa 24 milioni di entrate e 24 milioni di debiti da pagare, di costi. Questi 24 milioni di entrate sono entrate che non si realizzeranno o per grossa parte non si realizzeranno, quindi dovranno essere svalutate. Abbiamo delle norme che ci indicano come si svalutano queste entrate e una prima simulazione ci porta a dire che il bilancio del 2017, che da solo sarebbe in riequilibrio, quindi è in grado di recepire anche i 3 milioni di allocazione che derivava dal riaccertamento straordinario dei residui, anzi quasi 4 milioni, era in grado di recepire questo, era in riequilibrio, però si trova a dover fare i conti con questi 11 milioni circa. Adesso dovremmo fare i conti in dettaglio che derivano dalla situazione del dissesto. Quindi tecnicamente possiamo potenzialmente essere di nuovo in una situazione di procedura straordinaria, o dissesto di nuovo o piano di riequilibrio. Abbiamo già iniziato a lavorare prima ancora di ricevere il decreto con le prescrizioni e le raccomandazioni che ci farà il Ministero, perché il decreto ha la firma del sottosegretario, per comprendere delle soluzioni tecniche adeguate. Le abbiamo già iniziato ad individuare. In base a queste soluzioni tecniche, penso che il bilancio del 2017 e degli anni seguenti del Comune di Caltagirone, interloquendo con il Ministero e la Corte dei Conti, saremo in grado di evitare una procedura straordinaria. Io mi auguro, sono certo che eviteremo un altro dissesto, ma l'ambizione è di evitare anche una procedura straordinaria da piano di riequilibrio. Il Comune dovrà avere le risorse finanziarie ed economiche per mantenere in pareggio nei prossimi anni e digerendo questa polpetta avvelenata che arriva dai conti del dissesto. E questo sarà un'attività che porterà la città fuori dal guado e questo sarà veramente un risultato grandioso. Lei ha tenuto a ragione a sottolineare come il riequilibrio 12-16 non ha avuto, tra virgolette, bisogno di interventi di finanziamento straordinario,
ha fatto tutto tra virgolette con le sue mani il comune di Caltagirone, ma il 17 tecnicamente è veramente possibile uscirne fuori o sarà necessario l'intervento dello Stato? Lo spiego meglio. Allora, noi abbiamo da un punto di vista bilancistico 24 milioni di entrate e 25 milioni di debiti. Se le entrate in qualche anno devono andare a zero, noi abbiamo un buco contabile di 24 milioni. Contabile. Poi c'è un problema finanziario, dobbiamo pagare 25 milioni di debitori, di creditori. Abbiamo però una eredità di 16 milioni di cassa. Il Ministero dell'Interno dice dovete restituire questa cassa. Io sono andato e ho interloquito con loro dicendo no, secondo me non è corretto, la vostra interpretazione non è conforme a quello che dice la norma. E loro, caso più unico che raro, hanno detto ce lo dice il Ministero del Tesoro, essendo per ragioni professionali entrati in contatto con il Ministero del Tesoro, mi sono offerto e loro, il Ministero dell'Interno, questo è il caso veramente rarissimo, mi ha detto bene, vada al Ministero del Tesoro lei, interloquisca lei. Quindi io, non il Ministero dell'Interno, sono andato al Ministero del Tesoro, ho rilevato una difformità di vedute tra il MEF, il Ministero del Tesoro, e il Ministero dell'Interno. Quindi noi siamo diventati, e non solo per Caltagirone, ma per tutti i comuni in dissesto. Questo è un caso nazionale e questo dovrà essere rilevato. Cioè noi intendiamo trattenere e utilizzare questa cassa. Stiamo interloquendo col MEF, stiamo interloquendo col Ministero dell'Interno. Se i 16 milioni di cassa che arrivano dal rendiconto finale di liquidazione dell'OSL rimangono nelle disponibilità del Comune di Caltagirone, riusciremo a pagare i 25, negozieremo degli sconti sui 25 e quindi la partita si gioca lì. C'è una partita bilancistica, che ho spiegato prima, cioè i 24 milioni di entrate che vanno a zero le dobbiamo assorbire, una partita finanziaria. Come paghiamo i 25 milioni? 16 li abbiamo già in cassa, non li stiamo restituendo, stiamo facendo dei ragionamenti col MEF e il Ministero dell'Interno affinché i 16 milioni vengano utilizzati per pagare i 25. È una battaglia tecnica complicata, confidiamo di farcela e quindi questa è la buona notizia, stiamo mettendo tutta la determinazione necessaria perché questo avvenga. Per concludere, il riequilibrio è figlio di due principali attività, cioè il recupero di crediti in termini tributari di diverse annualità e poi il taglio alle spese, talvolta anche tra virgolette superflue. Si continuerà soprattutto su questa strada? Necessariamente, e il plauso che abbiamo ricevuto ma già mesi fa dal Ministero dell'Interno sulla lotta all'evasione testimoniava questo, cioè questa è la strada che tutte le amministrazioni dovrebbero percorrere. Mi rendo conto, signor Sindaco, che è assolutamente impossibile, come dire, rendicontare su 18 mesi di attività amministrativa, però un sunto va fatto. L'assessore Giaconia ha sottolineato due date, il 19 giugno, quello della elezione, il 19 dicembre scorso, quello relativo giorno alla comunicazione della Commissione Finanze del Ministero che dice bene, è approvato il riequilibrio. È stato un tempo amministrativo straordinario in cui comunque mi pare il Comune ha fatto ordinaria amministrazione. Ecco, pensando a questo, qual è l'aspetto che le dà maggiore, diciamo, soddisfazione? Beh, aver individuato sin da subito che non ci si poteva trincerare dietro la straordinarietà del momento, la straordinaria difficoltà del momento, la mancanza dei bilanci, per nascondere, trincerandosi dietro tutto questo, la inattività amministrativa. Ed è forse quello che era anche accaduto durante la gestione commissariale che ha preceduto l'insediamento della mia giunta. Io ho subito, insieme a tutta la giunta ovviamente, individuato un binario parallelo. Per un verso dovevamo lavorare in maniera assolutamente competente, impegnata, senza contare le ore di lavoro, per Giaconia senza contare le ore di volo da Milano a Caltagirone, da Caltagirone a Roma, nella cui città si è recato moltissime volte per raggiungere il Ministero dell'Interno e interloquire da par suo con quei dirigenti e quei funzionari, e affrontare così il grande tema del riequilibrio
e della fuoriuscita dal dissesto che aveva davvero piegato e piagato la nostra città. Parallelamente a questo bisognava dare ai cittadini un'amministrazione ordinaria, normale, riconsegnare un rapporto di fiducia, ricostruirlo tra l'amministrazione pubblica e i cittadini di Caltagirone e far sembrare, riuscendovi, che si tornasse alla normalità, alla ordinarietà, cioè ad una città più ordinata, ad una città più pulita, ad un'attività culturale che riprendesse quota, alle attività sportive che riprendessero quota, a riaprire i luoghi chiusi che abbiamo trovato, dalla piscina a Sant'Agostino, seppur parzialmente, alla ex pescheria, assolutamente dimenticata, e lavorare a tutto il resto. I cittadini di Caltagirone credo abbiano percepito appieno questo sforzo, questo impegno, quindi il doppio binario ha funzionato ed oggi possiamo dire con soddisfazione di aver fatto uscire la città dal dissesto, di aver riequilibrato i 5 bilanci che prima non furono riequilibrati e di vivere in una città che, se non ha ripreso del tutto la propria normalità ed anche la propria capacità di sviluppo e di espansione, si accinge a farlo. Oggi devo riconoscere, devo dire, senza nessuna arroganza, ma con grande senso di responsabilità, che probabilmente poche altre giunte, o forse nessun'altra, pochi altri assessori, o forse nessun altro che non fosse Massimo Giaconia, sarebbero riusciti in questo tipo di attività, soprattutto quella finalizzata al riequilibrio di 5 bilanci mancanti. L'assessore Giaconia, così come tutti gli altri, sono stati non soltanto all'altezza del compito, ma questo compito hanno anche superato di gran lunga. Ecco perché questo secondo incontro rituale, consueto con la stampa alla fine del 2017, il primo anno che come amministrazione sentiamo totalmente nostro, è del tutto positivo. Il lungo elenco delle cose già realizzate, come avete sentito stamattina in quasi 2 ore e mezzo di incontro, e tutto ciò che è in programma e in progetto concreto di poter realizzare negli anni a venire, rappresentano per me una fonte di legittima soddisfazione. Se ovviamente la conferenza di fine anno serve a rendicontare su quella che è stata l'attività amministrativa, nello specifico parliamo adesso di ecologia, di raccolta differenziata dei rifiuti con l'assessore Caristia, dall'altro c'è, come dire, la prospettiva dell'anno che sta per arrivare e sono arrivate appunto 2 notizie assolutamente importanti. Una riguarda appunto la realizzazione, o si spera entro l'anno comunque, del centro comunale di raccolta, ma quella ancora più interessante probabilmente per i cittadini è relativa alla tariffa. Vogliamo riassumerla? Assolutamente sì. Il lavoro che in questi mesi noi abbiamo svolto, e grazie anche alla collaborazione di tanti cittadini che si sono prestati a un nuovo sistema di conferire il rifiuto, differenziando bene, siamo passati dal 10% circa al 60,68% di raccolta differenziata. Questo ci ha consentito realizzare un risparmio secco mensile di circa 70.000 euro al mese. Chiaramente questo, se noi lo proiettiamo per tutto un anno solare, sono circa 700-800.000 euro di risparmio secco solo di conferimento di rifiuto. Nel 2018 l'intenzione è quella di modificare il sistema di tassazione passando a tariffa puntuale. Questo invoglierà ulteriormente i cittadini a meglio differenziare, perché sostanzialmente il sistema cambierà. Mentre oggi si paga in funzione della superficie dell'abitazione e del numero dei componenti del nucleo familiare, con questo nuovo sistema che noi cercheremo di adottare entro l'anno, partendo da un periodo di start-up di circa, pensiamo, 5-6 mesi di studio e assestamento, si pagherà in funzione del rifiuto prodotto. Il rifiuto è solo, diciamo, la parte
Non differenziabile. Non differenziabile, la parte non recuperabile e quindi quello che viene detto proprio l'indifferenziato secco. Questi sono dei risultati che ci consentiranno di restituire ai nostri cittadini un vantaggio economico in termini di tassazione. Le sue, come dire, deleghe assessoriali sono varie quanto complesse, anch'esse hanno subito direttamente e indirettamente, come dire, le patologie del bilancio del Comune, che finalmente è giunto, diciamo così, a guarigione. Allora, le faccio due domande. La prima riguarda ovviamente i servizi sociali, dove la domanda di assistenza è in netta crescita, così come proporzionalmente il livello delle famiglie che vivono sotto la soglia di povertà. E allora, quali sono state le risposte nel 2017 e quale auspica possono essere per l'anno che sta per arrivare? Come abbiamo sempre detto, l'amministrazione comunale ha messo in cima alle proprie priorità proprio il supporto alle famiglie che presentano disagi di natura economica. Siamo ritornati di nuovo a quella che è l'antica povertà, per un certo periodo si parlava di nuove povertà più quelle legate a problemi di carattere sociale, purtroppo siamo ritornati ad avere come priorità quella della problematicità della situazione economica. Le famiglie che assistiamo attualmente sono 130 con l'assegno civico, 191 con il SIA, quindi erano all'inizio dell'anno più di 300 famiglie, alcune di queste hanno ricevuto questo contributo statale che ha permesso un po' al comune di avere un certo sollievo, ma queste famiglie, le 191 seguite con il SIA, il sostegno per l'inclusione attiva, vengono lo stesso seguite dai nostri assistenti sociali per cercare di essere aiutate per un inserimento lavorativo e stiamo utilizzando 1.800.000 euro che ci ha dato il Ministero attraverso il PON Inclusione per il loro inserimento lavorativo, per la costituzione di cooperative sociali, per forme di microcredito. Le altre 130 famiglie le assistiamo con un contributo che varia fino ad arrivare a un massimo di 300 euro mensili. In cambio chiediamo delle attività di utilità sociale, manutenzione del verde pubblico, manutenzione degli edifici scolastici, pulizia degli edifici pubblici. In questo modo cerchiamo di non fare mero assistenzialismo, ma di chiedere qualcosa che possa ripagare la collettività dell'attenzione che si riversa nei confronti di queste famiglie. Ogni mese la spesa per l'assistenza economica è pari a circa 50.000 euro. È una spesa che abbiamo assicurato, nonostante le grosse difficoltà economiche nell'anno 2017, nell'anno 2018 vorremmo potenziare questo aiuto aumentando la cifra per l'assegno civico. Adesso faremo chiaramente quattro conti dopo questa bella notizia, cercheremo di capire come incrementare queste risorse per aiutare le fasce più deboli della nostra popolazione, ma vorremmo soprattutto attraverso il rilancio dello sviluppo economico fare in modo che queste persone possano diventare autonome e camminare con le proprie gambe e svolgere un'attività lavorativa proficua per loro stessi e per le loro famiglie. Per concludere la seconda domanda, in pochi secondi lei ha parlato in termini più che positivi dell'attività, come dire, di concertazione che si è determinata tra l'amministrazione e il mondo della scuola, delle associazioni con le diverse consulte. L'auspicio dell'assessore Mancuso pensato al 2018 sulla scorta di quello accaduto nell'anno appena trascorso e se ci può anticipare qualcosa su quella che mi pare di assoluto interesse rappresentata dai giochi della gioventù. Sì, il Comune ha istituito la consulta delle associazioni giovanili, la consulta delle associazioni di volontariato e partirà tra poco il Consiglio Scolastico dei Ragazzi. Sono tre organismi che pur nella diversità delle componenti e anche dell'azione a cui si rivolgono, sono degli organismi indispensabili per la progettazione delle politiche scolastiche, delle politiche giovanili e delle politiche a favore dei minori, perché come amministrazione
non abbiamo la presunzione di intercettare integralmente tutti i bisogni della cittadinanza, quindi abbiamo bisogno di ascoltare i bambini, di ascoltare i giovani, di ascoltare le associazioni di volontariato che ci riferiscono i bisogni delle fasce più deboli. Con i giovani in modo particolare stiamo portando avanti delle iniziative che riguardano il rilancio di alcune attività sportive che per motivi economici non erano state più realizzate, quali i giochi della gioventù. Da 3 anni non si realizzava questa manifestazione. Prossimamente non solo realizzeremo i giochi della gioventù per i ragazzi degli istituti comprensivi e delle scuole superiori, ma faremo dei tornei anche per gli universitari e vogliamo anche coinvolgere i paesi limitrofi in partite e tornei finali dove le migliori squadre gareggiano tra di loro, questo per animare tutta la realtà giovanile. I giovani poi sono sensibili anche ad attività di animazione del tempo libero. A Caltagirone in modo particolare sono presenti giovani che hanno talenti musicali di altissimo livello, lo hanno manifestato nelle varie iniziative musicali che ci sono state in estate, nel Festival delle Band, la prima edizione che si è svolta al Teatro Semini e nell'altra edizione che si è svolta pochi giorni fa all'ex Pescheria. E ci richiedono i giovani di continuare su questa strada perché è una vetrina importante perché loro possano mettersi in mostra e anche mettere a frutto i loro sacrifici, perché studiare uno strumento musicale comporta tanto impegno, tanto senso di responsabilità, quindi sono giovani capaci ma anche impegnati in attività proficue che determinano la loro crescita umana e anche sociale.